Il Lanciano resta in testa alla classifica a punteggio pieno, battuto in casa anche il Bisceglie, una delle squadre candidate alla promozione con il punteggio di 69-62. Gli ospiti vanno in vantaggio solo nel terzo quarto, che si chiude 52-49. Ma nell'ultima frazione di gioco i gialloblu serrano le fila e fanno bottino pieno. Bene nelle bombe da tre, i frentani hanno evidenziato qualche limite dalla lunetta, ma coach Salvemini in settimana lavorerà per migliorare le percentuali. Partito con il solo obiettivo della salvezza, nelle prime tre partite il Lanciano ha dimostrato di essere la squadra più in forma del momento. Coach Salvemini. I meccanismi non sono ancora completamente rodati, però c'è lo spirito giusto, la giusta voglia di provare a vincere le partite. E oggi i complimenti veramente sono di cuore, perché abbiamo giocato secondo me contro una squadra molto forte. Io la reputo tra le prime tre di questo campionato, per talento fisico, tecnico e per talento e per individualità. Noi abbiamo provato a lavorare di collettivo, abbiamo difeso secondo me anche discretamente bene. Ci sono due dati nelle statistiche che secondo me sono da migliorare, che sono le palle perse, soprattutto nei primi due quarti, e i tiri liberi, che oggi potevano costarci cari alla fine sul risultato finale. E domenica alle ore 18 presso il Palasport di Lanciano, altro confronto casalingo, questa volta con la prima candidata al salto di categoria, Scafati, anch'essa a punteggio pieno, nobile e decaduta, col roster attrezzato per l'immediata risalita. Domenica avremo, penso, una squadra di DNA Silver o DNA Gold o Lega 2 Silver, come si chiamava fino a tre giorni fa, perché Scafati è una squadra costruita per andare su con una semplicità incredibile, ed è una squadra allenata benissimo da Domenico Sorgentone. Quindi già domenica dobbiamo essere ancora più bravi rispetto a quello che abbiamo fatto oggi, perché domenica veramente sarà una battaglia dura.